Signore vi dia pace. Vogliamo anche questa sera pregare che lo Spirito Santo senda su di noi, possa aiutarci a metterci in ascolto, in silenzio, e per ricevere l'abbondanza della luce, della sapienza di Dio, Dio Padre, che attraverso Gesù Cristo ce la manifesta, lo Spirito Santo la pone dentro di noi, ci aiuta a viverla. È un tempo molto favorevole questo, perché da una parte va verso il termine, il tempo pasquale, celebrativo, poi si continuerà a pregare, ammirare e anche adorare i grandi misteri della fede cattolica. Dopo la Pentecoste, il Corpus Domini, il corpo e sangue del Signore che adoriamo sempre nell'Eucaristia, poi con la Santissima Trinità, questo grande mistero che piano piano Dio ce lo svela attraverso l'esperienza quotidiana, che è il mistero dell'amore. L'amore di Dio che c'è con Gesù Cristo e lo Spirito Santo è lo stesso amore che Dio dona a noi, ci ha donato nel battesimo. E vuole che viviamo, perché quella è la vita vera. Abbiamo un tempo prezioso. Questo di domenica, che è la salita al cielo di Gesù Cristo, l'ascensione, il primo grande mistero. Rimane un mistero per noi uomini perché noi pensiamo con la mentalità umana e perciò facciamo conti di spesa, conti di dove sarà andato, come sarà il luogo del paradiso, e ci perdiamo in queste valutazioni umane che non hanno senso. Per Dio non valgono niente. Dio niente è impossibile, Dio può far tutto. Ecco che lo Spirito Santo veramente doni a noi questa apertura di cuore, semplice, umile, ma piena di gioia, della gioia pasquale che abbiamo gustato in questo tempo. Dicevamo all'inizio che è un tempo tutto da riscoprire. Se osservate il tempo dell'Avvento, un tempo forte dove si sente la vicinanza del Natale, poi la celebrazione del Natale. La Quaresima lo stesso, questo tempo forte che si sente la Settimana Santa, questo mistero pasquale che celebriamo. Il tempo pasquale, che dovrebbe essere il più luminoso di tutti, è un po' affievolito. Nei nostri tempi si celebra quasi niente. Un po' la domenica prima, la seconda domenica di Pasqua, la domenica della Misericordia, dopo si cala. Un po' si riprende adesso con l'ascensione, ma se no non c'è nessuna celebrazione, allora è tutto da riscoprire. Scoprire come le prime comunità cristiane vivevano veramente nella gioia, nel celebrare l'Eucaristia ogni giorno, proprio per esaltare, per gioire, per veramente gustare la Pasqua in noi. Poi scoprire i doni del mistero pasquale che abbiamo ricevuto nel battesimo. Ecco, vogliamo veramente invocare lo Spirito Santo perché ci aiuti a aprire il nostro cuore, che non rimaniamo nel tiepido o nel fasullo, ma che ci mettiamo decisamente proprio con Dio, che ci vuole persone risorte, non persone troppo umane. L'umano, quando è troppo, è sempre un eccesso, sempre sbagliato. Gesù ci vuole invece persone nuove nel cuore, coraggiose, forti, capaci di amare, perché Lui lo dà a noi, non perché noi diventiamo bravi, no. Ecco, perciò stare in ascolto anche stasera, in silenzio, dentro di noi. Stiamo qui in pace, senza brontolare, senza lagnarci. Anche lo stronzorio, ormai lo conoscete, sempre quello.
ci sono un po' di fiori, vedete, che hanno preparato per domenica perché c'è le prime comunioni. Ma non è che dobbiate vedere o guardare i fiori, dateli un'occhiata adesso. Quando Gesù è esposto, guardate solo Gesù Cristo, perché Gesù Cristo è l'importante. Se vi mettete a vedere, ma che bei fiori, ma no, guarda, di qua c'è più bianco, di là c'è più rosso. Tempo perso, capite? I fiori sono belli sempre. Non state a fare come ho fatto io con quelle candeline, no? Con quelle lampadine. Sono arrivato fino al 95-96, dopo mi sono perso. Però ho perso tutta l'adorazione. Ci si perde alle volte, siamo umani. Ecco, vi dico queste cose perché è importante il silenzio dentro di noi. È importante ascoltare. È importante permettere a Gesù che ci converta nel cuore. Che ci converta nel cuore. Se no è tempo perso, sapete. Non serve a niente. Potete stare qua anche tutta la notte. Non serve a niente. Che Dio fa se noi gli diciamo di sì, e Dio certamente fa, ma se noi non gli diciamo di sì, cambia il mio cuore, fammi veramente donna, uomo, col cuore di Dio, e non succede niente. Ecco, allora invochiamo lo Spirito Santo che scenda su di noi e ci aiuti anche questa sera, facciamolo con slancio anche. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace di Dio sia con tutti voi. E con tuo spirito. Ci sediamo un po'. Ecco, vogliamo ringraziare Dio di poter rimanere qui queste due ore per pregare e la nostra preghiera sia stare in ascolto, in silenzio dentro di noi. Non lo ripeteremo mai abbastanza questo valore, perché non è facile, ma è necessario uscire da quel devozionismo di dire tante cose, tante preghiere, e invece perdere quello che è la comunione con Dio. La preghiera è comunione con Dio, l'adorazione è comunione con Dio, Dio che viene a noi, Dio che ci ama, Dio che ci perdona, Dio che ci usa misericordia, Dio che ci continua a dire guarda che la vita vera c'è per tutti e ci illumina sempre, ci sprona sempre. Ecco che allora è importante invocare lo Spirito Santo, sempre, specialmente in questo tempo. Ormai siamo vicini anche alla Pentecoste, la settimana, e poi celebreremo anche quella. Che non succeda come Pasqua, passato tutto. Prepariamoci bene alla Pentecoste, ma non perché finisca con la Pentecoste, ma continui lo Spirito a stare con noi e ci aiuti a vivere tutto l'anno, fino all'inizio dell'Avvento, proprio con la sua luce, con la sua forza. Perché dopo con l'Avvento ricominciamo a riprendere il cammino verso la Pasqua, la nuova Pasqua. Allora di Pasqua in Pasqua anche riceviamo più luce noi, più grazia noi, più liberazione noi. È quel cammino di crescita, no? Che deve esserci in noi. Altrimenti facciamo devozioncelle, sono stato là, una bella adorazione, passabile, poi anche il tempo è buono, adesso stasera un po' di acqua, ma non disturba. Non è questo il pregare. Pregare si fa perché abbiamo bisogno, che Dio vuole creare comunione con noi. Non importa essere tanti o pochi, quello che è importante è che Dio ci ha chiamati qui proprio perché vuole donarci se stesso. E donarci se stesso vuol dire dona il suo amore a noi. Ci perdona, ci usa misericordia, ci vuole felici, pieni di gioia, pieni anche di quella vita nuova che Lui è venuto a portare. Ecco, il mistero che viviamo in questa settimana è un mistero molto bello, se volete, però che ci capiamo ben poco. Sali al cielo Dio. Cosa ci dice questo? Gli apostoli sono lì che guardano in su e vedono che sparisce lassù. Gli angeli che dicono ritornerà. Cioè se guardiamo al fatto in se stesso,
umano ci dice ben poco. Ecco perché è un mistero. Gesù sale al cielo da dove è disceso e siede alla destra del Padre, come ci viene detto nella parola, ed è lì per parlare bene di noi, perché ci ha salvati, ha dato Lui la vita per noi. E sale al cielo, siede alla destra del Padre, per dire al Padre, adesso manda lo Spirito Santo. Ecco perché l'ascensione viene subito prima della Pentecoste, perché sale per mandarci lo Spirito Santo. Ecco, cerchiamo di, più che ragionare sul fatto dell'ascensione, accogliamo in noi il mistero dell'ascensione, il mistero di Dio, che solo Dio può spiegarcelo, può manifestarcelo, solo Lui. Ed è il mistero più bello dopo la risurrezione. Con il mistero pasquale ci ha ridato lo Spirito Santo, ci ha ridato la capacità di amare qui su questa terra, ci ha ridato il perdono dei peccati, possiamo chiedergli perdono e esserne liberati. Con l'ascensione il Signore sale al cielo per aprirci la porta, per la via che ci conduce al paradiso. Ecco, Gesù ci ha aperto la via per il paradiso e la sua risalita al cielo ci conferma che esiste il paradiso, esiste la vita eterna ed esiste lo Spirito che ci accompagna vivendo su questa terra, vivendo nel migliore dei modi, cioè vivendo il mistero pasquale. E allora la salita al cielo non è tanto un fatterello, è, diciamo, la gioia che ci dà. È bene vivere su questa terra amandoci, è bene vivere da risorti, è bene vivere il mistero pasquale, ma siamo sempre legati a un corpo mortale, fatto di carne, perciò di tentazioni, fatto di gola, perciò di tentazioni, fatto di lingua che ci fa fare un mucchio di sbagli, fatto di occhi che vedono tutto tranne il bello, che siamo tirati verso quello che ci piace. Ecco, questo umano ci lega ancora alla terra finché non moriamo. Con la morte ci slega dall'umano per entrare nella via e salire al cielo, come è salito Gesù, salire anche noi. Ecco, che ci insegna come vivere qui su questa terra, vivere il mistero pasquale, vivere il battesimo, perché l'abbiamo ricevuto nel battesimo, vivere il battesimo ogni momento della giornata, perché ogni momento è vivere con lo Spirito, vivere di amore, vivere chiedendo perdono dei nostri peccati, ogni momento, ogni momento. E lo stare qui in preghiera e vivere il mistero pasquale. E ci dà la gioia di vivere il mistero pasquale qui su questa terra, nonostante che il nostro corpo sia fragile, sia limitato, sia anche peccatore, sia quello che è, perché finché è carne, fatto di carne, è fragile. E che possiamo vivere con gioia, ecco, vivere il mistero pasquale. Naturalmente, quando moriamo, lo spirito sale al cielo subito. Il corpo va sottoterra, marcisce, perché quel corpo mortale finisce. E risorgeremo alla fine dei tempi con un corpo incorruttibile, immortale, come quello di Gesù Cristo. Non ha più limiti di muri o d'altro, non ha più bisogno di mangiare, bere, di vestirsi. È proprio una creatura nuova. Ecco che Gesù, salendo al cielo, ci conferma queste verità e ci dice, guarda che queste verità sono vere, perché io ti ho riaperto la strada dalla terra al cielo, perché anche tu, quando morirai, possa salire al cielo. E tutti possiamo salire al cielo, andare in paradiso, tutti, perché ce l'ha meritato Gesù Cristo, non per i nostri meriti. Io sono bravo, io in paradiso, voi no. Oppure voi in paradiso, io no. No, c'entra. Gesù ha guadagnato il paradiso per tutti. Dipende da noi dire di sì o no. Ah, questo sì.
con me esiste l'inferno. E chi è che ci va all'inferno? Chi vuole? Uno che vuole andare all'inferno ci va, ma per colpa sua, non perché Dio lo manda all'inferno. Come chi vuole andare in paradiso ci va, chi vuole. Se io non voglio andare in paradiso, Signore, si ferma. La porta, la strada è aperta, ma noi possiamo dire di no. E guardate che molti dicono di no a Dio per orgoglio, per egoismo, per durezza di cuore, moltissimi. C'è una visione di uno che ha detto: ho visto l'inferno e l'ho visto pieno di preti, frati e suore, per l'amor di Dio. Sembra strano a voi questo, non è per niente strano. Come può essere pieno anche di buoni cristiani? Può essere cristiani sul serio, non buoni cristiani. Non è devozionisti andare in tutti i santuari, in tutte le chiese, per chissà chi. Dio vuole i cristiani, cioè col cuore nuovo, col mistero pasquale che viviamo giorno per giorno, con la presenza dello Spirito dentro di noi, col cuore pieno di amore, non amoretto così, un bacetto. Ti voglio bene, a me dicono tante, ti voglio bene. Oh, io sto molto attento da quelle persone che mi dicono che mi vogliono bene. Tengo alle larga, perché non è quello l'amore vero. L'amore vero è quello di Gesù Cristo, è dare la vita per l'altro. Amare l'altro com'è. E non ci occorre tanti robette esteriori, perché dopo è fittizio, è falso. Che dopo si fanno anche le cose storte. Qualora che la solennità dell'Ascensione è una festa bellissima, piena di gioia per noi cristiani, finalmente il paradiso è riaperto. E ce l'ha riaperto, ripeto, ce l'ha riaperto Gesù Cristo per tutti, anche per i musulmani, i buddisti, per tutti quelli che credono in Gesù Cristo. È aperto a tutti. Ecco perché i cristiani che credono veramente e sono cresciuti nel cristianesimo sono chiamati a testimoniare, annunciare agli altri che esiste la strada per il paradiso. Per tutti basta riconoscere Gesù Cristo, accogliere Gesù Cristo, ascoltare Gesù Cristo e la porta è aperta per tutti. Vangelo dice sempre, no? Per tutti quelli che hanno buona volontà, cioè quelli che dicono di sì a Dio. Perciò non è che se facciamo 1000 fioretti al giorno andremo in paradiso, un scalino in su. No, serve niente. Ripeto, perché è importante, la strada del paradiso è aperta per tutti, gratuitamente. Ce l'ha guadagnata Gesù Cristo. Aspetta a noi entrare, dire di sì. Ecco il mistero pasquale che viviamo, il tempo pasquale che dovremmo aver vissuto diversamente da quelli degli altri tempi, con più gioia, con più amore cristiano, anche con più dedizione cristiana, con più misericordia cristiana. Ecco che allora il cristiano comincia a gioire di qua, perché finché abbiamo un corpo che tira indietro avremo tutte le nostre sofferenze, tutte le nostre croci, però con lo Spirito e il Signore si possono affrontare tutte e poter godere di qua per prepararci. Ecco, la morte non è più uno spauracchio, ma è un'apertura, questa strada che ci conduce in paradiso. Mi è piaciuto molto che ho assistito un po' di giorni fa a un mio carissimo amico che moriva da tumore, e neanche tanto vecchio, non aveva neanche 70 anni, dottore. Ecco che mi diceva lui, dice: io conosco benissimo il tragitto della mia malattia, piano piano mi spengo perché il corpo si spegne. Ed era sereno e ringraziava Dio per la vita che ha fatto, per il bene che ha fatto, per sua moglie, per i suoi figli. La notte di Pasqua suo figlio ha battezzato il suo figlio,
nipote, e lui contento, sereno, proprio benediceva anche, che il Signore vi benedica, che il Signore ti benedica, e sereno, perché quando si comincia a vivere con lo Spirito ci aiuta anche a morire, perché non è più un morire spauracchio, è un morire di apertura, sapere che di là c'è la salita al cielo e c'è il paradiso. Ecco, che tutto questo ci aiuti e ci sostenga, perché più prendiamo sul serio Dio, tanto più dobbiamo prendere sul serio Vangelo, Gesù Cristo, e la nostra vita acquista valore. Vedete, c'è tanta discussione nell'umanità anche di adesso. Qual è il destino dell'uomo? E adesso la maggioranza dice: con la morte muore tutto. Perciò fatti una dignità qui sulla terra, tutti i modi, con tutti i mezzi, non importa se moroli gli altri, non importa se fai male agli altri, l'importante è realizza te. Ecco, la realizzazione dell'egoismo, del male, e così facciamo un inferno a noi qua e un inferno a chi ci sta vicino, perché abbiamo una prepotenza terribile. E più cresciamo, la prepotenza cresce. Quando invece il destino dell'uomo non è questo. Il destino dell'uomo è incominciare a vivere il mistero pasquale qui, cominciare a sperimentare che Dio ci aiuta a vivere le nostre croci qui e ci fa gustare l'amore, ci fa gustare la vita interiore, serena, coraggiosa, forte, piena di valori. Che quel Dio ci aiuta a dire: guarda che c'è il paradiso anche per te, vivi bene qui per poi continuare a vivere bene di là, la porta è aperta. Ecco, è molto importante questo, il destino dell'uomo è il paradiso, la vita eterna, cominciando da qui a viverla. Vedete che vi ripeto sempre questo concetto: non subire, sopportare, amare, amare, ma con decisione, non dire ma non sono capace, basta dire questa frase demoniaca. Tutti siamo capaci perché abbiamo lo Spirito del Signore, basta che lo lasciamo agire dentro di noi. E lo Spirito di Dio ci aiuta a amare, noi stessi prima, perché se non amiamo noi stessi non possiamo amare gli altri. Cominciamo anche, ve lo continuo a ripetere, no? Ogni mattina a dire grazie Signore che mi hai fatto bene. Ma diciamolo, perché è vero che ci ha fatti bene. Siamo noi che ci usiamo male, perché ci usiamo secondo i nostri criteri, i nostri piaceri, le nostre cose, e perciò stiamo male noi e facciamo star male gli altri. Tante volte anche fare tanto bene è un male, perché non fa bene quel bene, perché non è un bene. Ma noi crediamo, sai, mi piace questo e perciò lo do. Ma fermati un poco, cos'è che gli serve prima di tutto? Fa discernimento. Allora è che il destino dell'uomo non è quello umano, non è quello del piacere umano, realizzarsi umanamente. Il destino dell'uomo è la vita eterna, paradiso per tutti, gratis. Basta che gli diciamo di sì, gli diamo la mano al Signore. Ecco che allora anche quando adoriamo diciamolo: Signore abbi pietà di me, Signore Gesù abbi pietà di me. Non diciamoli tante cose o non chiediamoli tante cose, lui sa quello che, di cui noi abbiamo bisogno. Ecco che allora anche vedere l'ascensione nella proiezione della Pentecoste, questo Gesù che vicino al Padre manda su di noi anche, come l'ha mandato sugli Apostoli, manda su di noi lo Spirito Santo in questa grande celebrazione, diventa veramente un tempo ancora più di gioia. Sapere che Gesù ci guarda, ci vede, ci aiuta, anche nei momenti durissimi, anche nei momenti durissimi. Oggi una mia amica, o ieri, ha affrontato un'operazione di 12 ore al tumore. È nelle mani di Dio proprio. Che senso ha la vita così se non c'è un Dio?
se non c'è la fede, se non c'è un paradiso, se non c'è che anche questi fatti Dio ti dà la forza per affrontarli, anche se ti chiamasse a sé, oppure che ti lascia qui con qualche sofferenza. Ecco perché abbiamo bisogno di Dio, abbiamo bisogno di ringraziare che Gesù è morto sulla croce per noi ed è risorto e è salito al cielo, aggiungiamo questa specifica, è salito al cielo per mandarci lo Spirito Santo che completa il tempo pasquale, il mistero pasquale e completa la vita che possiamo vivere qui con lo Spirito Santo che ci aiuta ogni momento. Vogliamo fare il canto e riceviamo qui in mezzo a noi il Signore, il Gesù Eucaristia, che ci dice: guarda che è vero, sono salito al cielo per aiutarti. Ci vogliamo sedere, vogliamo che anche il corpo preghi, usiamo pure una certa decisione con noi stessi, spirito di sacrificio è molto importante. Per stare qui col corpo, con la mente, col cuore, con tutti noi stessi. E di fronte a Gesù Eucaristia ci mettiamo in ascolto, non a parlare. Ci mettiamo qui come siamo, peccatori, buoni, cattivi, quello che siamo, malati, fratici, quello che siamo. Perché il Signore ci conosce, non occorre dirgli tante cose, sa già quello che siamo. E ci ama tutti, ci vuol bene a tutti, ci perdona a tutti, vuole donare a tutti la sapienza dell'ascensione. In questo primo momento di adorazione proprio guardiamo come viviamo la nostra vita quotidiana, se pensiamo, se siamo per la vita eterna, se pensiamo che Gesù ha aperto la strada per il paradiso, se pensiamo e viviamo il mistero pasquale con decisione e non così, se io alla messa ci vado, le mie preghiere le dico, no, no, conversione interiore, seria, robusta, è Lui che ce la dona, è Lui che ce la crea, non siamo noi a farcela. E si serve di tutti i fatti della giornata perché ognuno di noi possa crescere, possa amare, anche con fragilità, ma si rialza e Dio ci dà una libertà incredibile e la voglia di vivere come siamo, perché prima dobbiamo amare noi, voler bene a noi, riconoscere i nostri doni e i nostri peccati per perdonarsi, per ringraziare Dio e diciamolo sempre: Signore, grazie che mi hai fatto bene. E non glielo diciamo mai perché non siamo contenti di noi, perché siamo pieni di orgoglio, di egoismo, e finché non siamo contenti di noi non combiniamo niente, perché diciamo al Signore: tu hai sbagliato con me, hai avuto un stampo sbagliato, quando invece ha fatto di noi un capolavoro, tutti, uno diverso dall'altro. Ecco, gioiamo dell'essere noi stessi, ma gioiamo anche di lasciarci illuminare, guidare da Lui, che ci dà la forza ogni momento, ci dà spirito ogni momento. Ecco, molto importante fare l'adorazione con l'ascolto della parola. Non sono quelle preghierine o devozioncelli o letture che facciamo che servono nell'adorazione. È la parola che serve, perché Gesù ci svela la sapienza della parola proprio nell'adorazione. Come ci aiuta a ascoltare queste letture dell'Ascensione, come ci aiuta a prepararci alla Pentecoste. Ecco, facciamo una preparazione profonda della Pentecoste, anche leggere l'inno della Pentecoste, leggere la parola, quella parola anche quotidiana, lasciare che lo Spirito proprio ci purifichi, ci illumini, ci doni la sapienza, che possiamo arrivare col cuore più libero e perciò anche più capace di ricevere lo Spirito Santo. E dopo lo Spirito Santo ce lo dà sempre, però se trova un cuore aperto, umile, semplice, che dice: Signore, abbi pietà di me, aiutami. Il Signore ci aiuta, certo che lo fa, però dobbiamo anche noi dirgli di sì, non vivacchiare. Oppure sempre ho ragione io, ho ragione io.
È demoniaca dire questa frase, ho ragione io, perché il Signore non ti insegna mai a dire ho ragione io. Insegna a amare, insegna a perdonare. Questa prima lettura ci racconta un po' il fatto storico dell'ascensione, ma Dio ci svela anche la sapienza di questa prima lettura. È vero che Gesù è salito al cielo, però è vero che anche Gesù prepara gli apostoli, illumina gli apostoli. Gli apostoli erano docili anche se non capivano tutto, però piano piano hanno appreso. E hanno capito una cosa, che Gesù deve salire al cielo perché manderà lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo svelerà a loro. E lo Spirito Santo, e Dio lo manda anche a noi. E svelerà a noi se abbiamo il cuore aperto. Ma se invece continuiamo come prima a fare quello che vogliamo noi, allora no. Signore, ci vuole veramente cristiani, che sanno perdonare, che sanno usare il cuore. E sanno essere coraggiosi nella verità, ma coraggiosi pieni di amore, pieni di misericordia. E poi da un ordine, no? Riceverete Gesù prima di salire, dice riceverete lo Spirito Santo, che vivete voi la vita cristiana adulta, ecco, vivere sul serio, fare l'esperienza che Dio provvede, che Dio ci ama, che Dio ci sostiene nei fatti di ogni giorno, per poi annunciarlo agli altri. Non è fatto solo per noi, ma anche perché lo possiamo donare anche agli altri, con la vita prima e poi anche con la parola. Saper dire una buona parola, non dire poverino, non sa da niente poverino, meglio non dirlo. Dì Gesù ti ama, Gesù ti dà la forza, prova a guardare in su. Il tuo destino guarda in su, anche in questa sofferenza, in questa prova, in questa gioia. Diamo una parola robusta, ma se noi non la viviamo, non diamo niente, capite? Diamo solo quello che abbiamo. E Gesù che sale al cielo ci viene a dire proprio questo. Guarda che ti ho scelto con il battesimo, proprio perché tu viva il battesimo, momento per momento, nella pienezza della vita. Il più possibile, e anche se sei fragile, rialzati subito pieno di fiducia nel Signore che ti perdona, per poi annunciare agli altri: Dio c'è, che ha perdonato a me, ha aiutato me e aiuta anche te. Allora viene la trasmissione della fede, e questo dobbiamo cominciare a viverlo con noi stessi. Se c'è marito e moglie tra di loro, ma cominciare a viverlo, non a sopportarsi, non a dire, continui sempre a dirmi su, siamo ancora bambini d'asilo. Invece vivere l'amore, il perdono, la misericordia, accoglierci come siamo, per poi donarlo ai figli, donarlo ai genitori, donarlo ai vicini di casa. Cosa doniamo noi ai figli e ai genitori? Prediche, sempre prediche, poveracci. O stufi ormai, rispondono indietro, e tante volte hanno ragione, ma la ragione, sapete, è umana, è dei mussi, non è opera di Dio. Ma se vede che il genitore comincia a amare, perdonare, a chiedere perdono, anche a chiedere scusa, anche al figlio, allora comincia a pensare anche lui. Qua mio papà o sta perdendo la testa o viene a donarmi qualche cosa di buono. Tant'è che il buon esempio incide tantissimo. Ecco, allora ascoltiamo questo brano, ripeto, non per il fattarello storico, ma per la sapienza che ci svela. Ci svela la nostra vocazione cristiana. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove, durante 40 giorni apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi,
ordina loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Richiamo insieme con il Salmo. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende il Signore tra canti di gioia. Insieme. Popoli tutti, battete le mani. Acclamate Dio con grida di gioia. Perché terribile è il Signore, altissimo, grande re su tutta la terra. Ascende il Signore tra canti di gioia. Ascende Dio tra le acclamazioni. Il Signore al suono di tromba. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Ascende il Signore tra canti di gioia, perché Dio è Re di tutta la terra. Cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Acclamate il Signore tra canti di gioia. Concludiamo questo brano del Salmo, anche che è tutta in esultanza a Dio che compie le cose bene e tutto a favore nostro. Compie tutto per la salvezza nostra, perché possiamo tutti andare in paradiso. Lasciamo che anche la lettura, che è così, diciamo, drammatica, no? È anche molto bella, però con tutte le preoccupazioni degli apostoli che capivano e non capivano, e che Gesù li accoglie com'è e spiega loro piano piano, e annuncerà, lo Spirito Santo vi annuncerà, vi chiarirà tutto. E li vuole fare veramente apostoli, apostoli del mondo intero. Ecco, il cristianesimo che viene donato ad ogni persona, la persona che l'accoglie e lo vive con radicalità diventa capace di gustare il vivere cristiano, perché quanto più viviamo con spirito e con amore, tanto più la nostra vita diventa gioliva. Non è che vivere con amore diventa un sacrificio. Il sacrificio è perché siamo crudi ancora, duri di cuore, non vogliamo amare, siamo egoisti. Quello ci fa soffrire, perché buttar via quello è come il nostro comodo, i nostri ripari, no? L'aver ragione, ho fatto bene, ho visto che avevo ragione, e ci scusiamo dietro tutte queste sementi. Gesù vuole i cristiani sul serio, capaci di amare gratuitamente, capaci di rispondere al male col bene, capaci di stare in piedi, coraggiosi, però non col bastone in mano, con l'amore, con la pazienza, non con l'imbroglio in mano,
con l'amore, la pazienza, sempre. Cristiano non ha mai ragione, quella umana, quella che vuol dire me la paghi. Cristiano ama. È vero che siamo incapaci di arrivare a questa perfezione, però è vero che Dio vuole darci lo spirito, perché cresciamo un po', non ci rassegniamo, beh, non sono capace, lo lascio là, vado avanti come al solito, soffro io e faccio soffrire gli altri. Invece il Signore ci vuole rendere felici. Certo, sei fragile, benissimo, io ti perdono, ti aiuto, sei ferito, ti risano, rialzati su e senti la forza dello spirito che c'è dentro di te. Allora è gusto vivere da cristiani, se no è tutta una sopportazione. Subire, sopportare, non è del cristiano. Il cristiano ama, ama, va al di sopra, e questo è il dono di Dio, tutto opera di Dio, ce lo dà gratis, basta che apriamo il cuore anche in questo momento di preghiera. Non perdiamoci in infinità di preghiera. Diciamo al Signore, Signore, abbi pietà di me. Senza di te non so far niente, basta. E mettiamoci là, come siamo? Signore, aiutami. È qua apposta per dire, sono qua che ti aiuto, ascoltami. Sono salito al cielo apposta per mandarti lo Spirito Santo, anche su di te, anche in questo momento, oltre che il giorno di Pentecoste. Sono qua per aiutarti a vivere sempre con spirito. Coraggio, non abbiamo a far niente, Dio vuol far tutto. Lasciamolo fare. Le paure rovinano tutto, buttiamole via e dì, Signore, fa quello che vuoi con me. La seconda lettura è una lettura molto importante perché ci viene a aiutare a scoprire qual è il nostro modo di vivere finché siamo qui su questa terra. Ecco, la parola ci insiste questa preparazione alla Pentecoste, allo Spirito Santo che scenderà sugli Apostoli. Sugli Apostoli è già disceso, ha fatto i suoi effetti. Lo Spirito Santo vuole che viviamo anche noi, lo riceviamo anche noi e che possiamo fare l'esperienza che con lo Spirito Santo la vita è molto più facile, molto più, diciamo, bella anche. Perché? Perché ci dà la forza di affrontarla in tutte le sue diversità. Qual è il modo allora con cui vivere? Ecco che San Paolo che scrive agli Efesini dice: comportatevi in maniera degna della vostra chiamata che avete ricevuto da Dio. Ecco, noi siamo stati chiamati col battesimo. Com'è che viviamo da cristiani? Non stiamo a guardare i cristiani che ci sono adesso, perché di cristianesimo c'è poco, poco niente. Stiamo andando alla deriva, non so se vi accorgete, sempre più facile, sempre più comodo, ma non è peccato, ma lascia lì, non badare a chi è rigido, fa la vita un po' sciolta, che Dio è misericordioso. Con l'accennare a Dio misericordioso in modo falso, roviniamo le persone e non hai più vita cristiana, diventiamo qualunquisti o anche peggio di quelli che non sono cristiani. Dice, la parola ci insegna, cerca di guardare la tua vocazione e comportarti in maniera degna della tua vocazione cristiana. Che sei battezzato, che hai lo Spirito di Dio dentro di te, che si veda questo Spirito, che hai l'amore, capacità di amare come Gesù, che si veda questo amore. Non stare lì, ma bisogna anche dargliele. No, cristiano non le dà a nessuno. Cristiano ama, anche se hai ragione, ama, dice la verità amando. Non è quello che tace, non è quello che ha paura, è quello che ha coraggio, però coraggio di amare, non di comportarsi come gli altri con violenza o rispondere con violenza. Non è cristiano il violento, sia parte sia. Cristiano è quello che ama, segno di contraddizione. Comportandovi con ogni umiltà, dolcezza, magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo un cuore di conservare l'unità dello stesso spirito, per mezzo del vincolo della pace. Un insegnamento chiarissimo allora. La vita che noi cristiani dobbiamo vivere è quella dell'umiltà,
non superbi, egoisti, non violenti, furbi, con ogni dolcezza e magnanimità. Pensate un po' quanto siamo distanti. Eppure Dio ci dice, io ti porto a essere così, se tu me lo permetti, perché voglio fare di te un cristiano adulto nella fede, anche sopportandovi a vicenda nell'amore. Per sopportare non ha il senso nostro, bisogna sopportarlo, no, non è quello. Il cristiano non sopporta nessuno. Il senso cristiano di sopportare è portare su di me l'altro con amore. Portare su di me l'altro con amore. Non è sopportare, finalmente, dai, 10 minuti dopo che sia finita, no. Portare su di me l'altro, che può essere il tuo nemico, con amore. Questo è il cristiano. Uniti in un solo amore, in una sola fede, un solo spirito. Ecco lo spirito di unità, che non è l'uniformità di fare tutti la stessa cosa. L'unità è avere lo stesso spirito, lo stesso amore, la stessa sapienza di Dio. È un'unità formidabile, che ci fa crescere, ci fa essere persone coraggiose e gustare la vita. Allora sì, la vita del cristiano diventa veramente bella, facile. E ci rende felici perché sentiamola che Dio ci aiuta a affrontare tutti i problemi della vita. E poi tutti i cristiani che hanno la loro mansione, gli apostoli, i missionari, i profeti, eccetera, gli evangelisti. Anche tra di noi ognuno ha il suo carisma, ognuno ha la sua missione, ognuno ha la sua famiglia. Lì prima deve incominciare a vivere da cristiano. Sempre con l'occhio e con lo sguardo rivolto verso il cielo, il paradiso. Perché quello è il nostro termine di vita, non è questo, ma aspirare a quello. Però vivere bene adesso, perché è un anticipo di paradiso, perché non abbiamo proprio a vivacchiare, pieni di sofferenze, di mormorazioni e basta, che soffriamo e basta. Dice no, il Signore ci vuole felici, ci vuole coraggiosi, forti, allora è gusto vivere. Sempre quella speranza, il paradiso è la pienezza della gioia che è aperta per tutti, ciascuno di noi. Ascoltiamo questo brano che è molto bello. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io prigioniero a motivo del Signore vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, asceso in alto, ha portato con sé i prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Ma cosa significa che ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che discese è lo stesso che anche ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Ecco,
portiamo con noi questa lettura, non occorre ricordarla tutta, quella che ricordiamo. E ringraziamo il Signore che ce la dona per essere fin d'ora veri cristiani. Ecco, scoprire la vocazione nostra di essere cristiani, cristiano sul serio, non cristiano andante, cristiano che vive il battesimo, che crede in Gesù Cristo, che ama come Gesù Cristo, non con le sue forze solo, ma con la potenza dello Spirito che ha in Lui. Ecco, in questo momento di preghiera proprio chiediamo lo Spirito e diciamogli proprio: Signore Gesù, abbi pietà di me, anche se sono molto lontano, ma che io guardi a te, riscopra il cristianesimo vero, riscopra anche la mia vocazione, riscopra che sono chiamato anch'io alla vita eterna, al paradiso. Anche il brano di Vangelo dell'Ascensione è molto forte, molto anche consolante, perché Gesù sale al cielo per mandare lo Spirito Santo, che sarà poi lo Spirito Santo che svela agli Apostoli tutto ciò che Gesù ha compiuto e ha detto loro. E dà un mandato a Gesù prima di salire al cielo: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Non ha detto: poverini, adesso io me ne vado, arrangiatevi. No, no, non ha detto nessun poverino. Ha detto invece: vi manderò Spirito Santo perché abbiate questa missione, andare in tutto il mondo a annunciare il Vangelo, annunciare l'amore di Dio, diventare annunciatori con la vita e con la parola. Ed è un Vangelo importante questo, perché viene a mettere in crisi tutto il nostro modo di vivere, il nostro cristianesimo, molto comodo, molto borghese, molto tutto attento a non avere malattie, per stare bene, insomma, stare comodi. Non dobbiamo prendercela. Non è questo il cristianesimo. Il cristianesimo è proprio vivere noi da adulti, con spirito, con amore, e annunciarla agli altri, sempre in dinamismo, sempre in piedi. Ed è questo l'amore che Dio vuol dare a noi, che è la fortezza, il gusto di vivere da cristiano. Ecco che allora è una mentalità che forse viene a scuoterci anche mentre c'è in crisi. Ed è vero che Dio ci dà i mezzi anche per andare a annunciare, ci darà il coraggio, la forza, lo spirito per cacciare anche i demoni, per dare anche la salute, anche se ci sono difficoltà, il Signore ci aiuta a superarle. Fare questa esperienza, perché allora la vita diventa esperienza dopo esperienza, si scopre, si fa veramente una grande esperienza che Dio ci assiste, Dio ci aiuta. Se no è un Dio che non sa da niente. Se quando non lo prego non viene subito a guarirmi, non sa da niente. Non è questo il Dio dei cristiani. Questo è essere pagani ancora. Dio dei cristiani è fare esperienze che ti aiuta, che ti rende forte, che ti rende sapiente, che ti rende capace di capire dove c'è l'inganno, dove ti dà quiete, ti dà calma, ti dà tenerezza. Coraggio allora, guardate che è una cosa grande questo mistero dell'Ascensione, perché Gesù va lassù non per lasciarci orfani, non per lasciarci deboli, ma per mandarci lo Spirito Santo ed essere forti come Lui, capaci di affrontare il nostro vivere con lo stesso suo amore, con lo stesso suo spirito. Ecco, vogliamo cantare con gioia l'Alleluia. Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quei tempi Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà sarà battezzato, sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti,
e se beranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporando le mani ai malati, questi guariranno. Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo, sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che li accompagnavano. Parola di Dio. Vogliamo ringraziare veramente di questa parola, una parola potente, forte, però che Dio ce la dà a noi, la realizza in noi. Ecco, Dio sempre che è l'attore principale, sempre Lui agisce attraverso di noi. Noi valiamo quello che valiamo. È Dio che agisce, è Dio che ama, è Dio che fa. Vuole prima farci maturi noi, far crescere in noi la fede, l'amore, la speranza, farci capire bene che il nostro destino non è questa terra né la gloria umana, ma è il paradiso, la vita eterna che c'è, che dica al mondo e che il Signore poi ci accompagna per annunciarlo a tutti quelli che incontriamo. Stupendo allora avere una parola serena, sapiente, per illuminare anche gli altri. Il Signore fa anche questo. Ci ritroviamo venerdì prossimo. E poi chi desidera domani continuare a pregare su San Mauro, c'è possibilità. E benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. E buonanotte a tutti.